E beh, niente, video un po' così, diciamo. Ci ritroviamo in macchina in questo momento. Non torniamo per fortuna dallo stadio. Ma ci mancava sullo stadio. un gradito ritorno su questa piattaforma. Gradito un poco perché ogni volta è sempre una catastrofe quando ce la vediamo insieme e lui da casa mia, però vabbè. Eppure non abbiamo mai visto partite facili, come abbiamo ragionato prima della partita. Atalanta, Roma. Tanti anni fa Lipsia, quindi giustamente. Vabbè, il video sarà breve, stranamente, rispetto ai miei standard. E non sarà arrabbiato chi si aspetta, sai, il video sfogo, no? Perché io poi passerò la parola al collega qui, ma non... Io sono completamente sfiduciato, e come il Colcaglio, il 4-2 ero impassibile all'ultima azione che hanno fatto, che stavano per segnare, hanno sbagliato il cross. Io ho detto pure peccato, perché era una bella azione, almeno ci siamo goduti un po' di calcio. Peccato che il calcio l'hanno fatto loro. Ma veramente questa squadra è in un periodo no forte. Lo era a livello di prestazioni prima, lo è adesso anche a livello di risultati. Io, come ho detto allo scorso video, l'ultima partita buona che hai fatto è stata Napoli-Bologna 3-0 a livello di prestazione, che poi sì, con la Salernitana hai fatto 4-1, ma ti hanno regalato due rigori, non te li regalano, magari finisce 2-1 pure quella. Questo è un Napoli che non segna, non facciamo più di un gol manco per sbaglio. Abbiamo fatto due gol con Salernitana, più di due gol con la Salernitana e col Barcellona, che poi a un certo punto aveva smesso di giocare, ma è una squadra che prende costantemente due gol. Io penso che poi si debba scegliere una strada, dico questo e poi passo la parola a Vittorio, ma per me bisogna scegliere una strada, perché oltre a molti problemi organizzativi di cui parliamo tra poco, c'è proprio una confusione, un Napoli ibrido tra un Napoli del possesso palla, del tiki, un Napoli che si è adattato molto a giocare con Lobotka e Mertens, dopo essersi disabituata a giocare con Fabian e Osimhen, che faceva un gioco completamente diverso da quello che abbiamo visto ultimamente. Poi il Napoli si è adattato con gli interpreti che aveva, quindi un calcio più di scambi veloci, tocchi di prima e meno in verticale. Però il problema è che ora sono tornati Fabian e Osimhen, non è neanche più Lobotka, e continua a fare quel gioco con giocatori che non sono adatti, perché Fabian, che è un centrocampista di qualità assoluta, che ha delle capacità di regia e di visione del campo, non è uno capace di darti tempi e ritmi. Tanto qui parcheggiamo, quindi continuo a parlare io. Posso fare le pagelle velocemente, perché tanto i voti sono molto bassi. Meret 6, anzi 5,5, perché stavamo per prendere un gol veramente da polli. Aspetta, con l'uscita su. Ok, perfetto. Ci siamo parcheggiati. Le pagelle le continuiamo dopo. Vai, prego, a lei la parola. Allora, per quanto riguarda il Napoli, ragazzi, Napoli prestazione impietosa. Leggermente migliore di quella del Cagliari, ma solamente perché trovavi davanti un avversario che 10 volte il Cagliari. Oddio, migliore non so quanto. Ci hanno massacrati, sì. Ci hanno fatto correre e ci hanno veramente insegnato come si gioca a calcio. Cioè, tutto quello che vorremmo fare noi, come costruire dal basso, come gestire il pallone passandocelo in mezzo al campo, come pressare, ce l'hanno insegnato loro oggi. Prestazione impietosa. Secondo me molto simile a quella dell'andata, con la differenza che all'andata loro si sono mangiati molte più occasioni, perché l'andata poteva comunque finire circa 3-1, quindi siamo là più o meno. Sì. E che dire, primo gol incommentabile, prendere gol da calcio d'angolo tuo battendolo corto, raso terra. Secondo gol ancora peggio, De Jong si fa 20-30 metri palla al piede con 10 metri di distanza tra lui davanti e dietro. Rachmani e Di Lorenzo, nessuno dei due che va in uscita. Quarto gol ci hanno insegnato come si gioca a pallone, punto e basta. Sì. Quarto gol ci hanno insegnato come si gioca a calcio. Per quanto anche lì potrei dire a Di Lorenzo, Aubameyang, perché lo marchi da dietro. Sì, è chiaro, però, ma... Vabbè. Il terzo gol, che manco mi ricordo, Piqué su calcio d'angolo, vabbè, lì è un errore singolo, perché lì Fabian deve prendere quella palla,
quella seconda palla, perché veniva da una situazione un po' così. Lì quella palla la devi prendere tu e la devi spazzare. Il problema è che Fabian non ha proprio questa foga, questa forza di andare sulle seconde palle, ma in generale tutto il Napoli, perché poi vincere le seconde palle non è un gioco di fortuna, come ho detto durante la partita, è una cosa che devi allenare. E noi le seconde palle veramente siamo terribili, veramente non ne abbiamo mezza. Comunque andiamo alle pagelle, allora. E avendo Osimhen, scusami, mi è venuto a me ora il ragionamento, continuando il discorso di prima del Napoli ibrido. Avendo Osimhen invece il gioco sulle seconde palle, se vuoi costruire su Osimhen, se no lo vendi e compri un centrale e un centravanti tipo Mertens, ma più giovane, e quindi fa il gioco di possesso, ma con un Osimhen davanti che gli giochi palla, gli devi giocare palla lunga, e lui poi a seconda della situazione o attacca la profondità oppure la prende di testa, protegge, in questo è bravo, è migliorato tanto, ma nel gioco tecnico lui non eccelle, esatto. Non eccelle nel gioco tecnico, esatto. Perché è scarso tecnicamente. Poi deve migliorare tanto, perché diceva Alessandro Del Piero, l'80% di un gol l'attaccante lo fa col controllo, lui a controllare la palla è pessimo. Mamma mia. Quando lanci la palla al centravanti e lui la prende di testa, è difficile che la riesca a indirizzare anche bene. Molto spesso si va al contrasto, quindi cosa devi fare poi? Devi attaccare la seconda palla, quella che viene poi, quella che poi finisce a terra, si chiama seconda palla. Tu la devi andare ad aggredire con Zielinski, Fabian, Lobotka e Demme, Anghissà non lo puoi fare. Qualcuno di questi lo può fare pure, Anghissà probabilmente lo può fare, Demme lo può fare, ma Fabian è uno che non può giocare sulle seconde palle, Zielinski non può giocare sulle seconde palle, Lobotka non può giocare sulle seconde palle. Con loro devi fare un altro tipo di calcio, ma a loro Osimhen non serve. Quindi noi stiamo vivendo ancora un ibrido tra il Sarri e l'Ancelotti, che voleva essere un Sarri wannabe, e un Gattuso che voleva essere sia un Sarri wannabe ma voleva anche fare un calcio più verticale. Siamo ancora in quella fase ibrida, perché poi un Napoli che riesce ad andare in verticale, riesce a fare anche il gioco di possesso, tanto di guadagnato, ma un Napoli che non sa cosa fare tra le due cose, male. Vorrei dire una cosa prima di... non so se vi rendete conto, noi eravamo partiti a inizio anno con la consapevolezza, anche in base a quello che avevamo visto la seconda metà dell'anno scorso, di avere una squadra che potenzialmente poteva fare tanti, 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 tanti gol per Osimhen, ma soprattutto per i giocatori che aveva sulla tre quarti. A destra Lozano e Politano, lascia stare che mo non hanno giocato, cioè Politano è entrato, ok, ha segnato, ma dico in generale, Lozano e Politano sono calati tantissimo, Politano a livello di gol, Lozano a livello di gol e di prestazioni. Zielinski è un giocatore che non capisco, c'ha fasi in cui gioca in maniera molto buona, che sono principalmente poi le fasi quando si fanno tutti male, se ci fai caso. Nei momenti di crisi lui di solito prende sempre e la palla. E poi ci sono queste partite dove che lui abbia giocato, che non abbia giocato, non te ne ricordi neanche. Poi c'ha Insigne, che oggi Insigne è il migliore in campo. Tra oggi... l'altro, apro una parentesi, scusami se ti interrompo. L'avete fischiato pure, mi rivolgo al pubblico, l'avete pure fischiato. L'unico che ha lottato su ogni pallone, l'unico che ci ha provato tutte le azioni offensive nate da lui, esce e lo fischiate pure. E poi applaudite uno che entra in campo e fa il tocchetto, perde palla e partono in contropiede. Va bene, va bene. Insigne oggi è stato l'unico a fare passaggi che arrivassero dentro l'area di rigore. Non dico rifinizione, ma proprio passaggi che arrivassero dentro l'area di rigore del Barcellona. Il rigore lo crea lui. Lo crea lui, poi lo finalizza anche, perché è un giocatore che ha tanta testa, al contrario di quello che dicono i chiattoncelli di turno, ma è uno che ha tanta tanta testa, Insigne, è uno che ha le palle e la personalità. Però vabbè, hai altro da dire prima delle pagelle? Guarda, in realtà no, andrei direttamente con pagelle, non ci siamo ancora confrontati. Vabbè, sarà tutto... Meret 5,5, come stavo dicendo, perché il gol è incolpevole, però stava per prendere un gol assurdo con quel cross. Sì. Esatto, sì. Ed è il suo grande per me l'unico difetto suo tecnico, che poi anche il suo livello in generale, perché denota la sua scarsa personalità, le uscite alte. Sai, forse sul secondo gol, non lo ricordo, forse poteva...
Vabbè, però nel caso, vabbè, no, comunque 5 e mezzo, 5 per, e mezzo, forse anche un po' esagerato. No, probabilmente però, mi sto sbagliando. 5 e mezzo, sì. E la difesa di Lorenzo è un 4 perché sono molto buono. Lorenzo è un 4 perché io sono molto buono. Non so tu cosa. Lorenzo è un 4, sono d'accordo. Di Lorenzo, allora, di Lorenzo, quando facciamo la costruzione bassa, rifacciamo anche la costruzione bassa, no? Facciamo solo la davamo la palla a destra a Di Lorenzo. Praticamente qualunque passaggio provassi a fare Di Lorenzo veniva intercettato. E non è neanche solo colpa sua in realtà, però sta di fatto che dal suo lato abbiamo perso una quantità di palle nel primo tempo che ce ne potevano fare altri 3 di gol solo nel primo tempo. Poi geniale che tu hai da una parte Mario Rui, Insigne e Zielinski, in cui potresti creare una catena strepitosa. Tu imposti a destra che è Di Lorenzo ed Elmas. Poi il secondo gol di Lorenzo, Rachmani, esci tu, esco io, esco, non esco, esco, non esco. De Jong 40 metri palla al piede tira. Siamo tornati alla non comunicazione che c'era con Ancelotti. Il gol in contropiede da calcio d'angolo. Sembrava di vedere il Napoli e Ancelotti oggi. E vabbè, Rachmani 4 pure lui. Rachmani secondo me 4 e mezzo. No, per me 4 pure lui. Koulibaly il meno peggio della difesa sicuramente, però non è un titolo di merito vista la difesa di stasera. La mediocrità direi. Un 5 e più. Sì, sta 5 più, 5 e mezzo diciamo. Stiamo lì. Rachmani c'ha sulla coscienza il secondo, secondo gol, sì, insieme, sì. E c'ha molti più palloni persi di Koulibaly. Assolutamente sì. Mario Rui, Traoré non gli ha fatto capire niente. Mamma mia, ma io voglio dire, ma Traoré ok, è veloce, è fisico, è tutto. Però pure tu Mario Rui me l'hai fatto sembrare sembrare Bale di quando era forte Bale al Real Madrid, dai. Esatto. Quindi qualche voto di te Mario Rui, 5. Ti do 4 e mezzo. 4 e mezzo. Oh sì, ci sta 4 e mezzo assolutamente. A centrocampo Demme 5, ma perché mi spiace per lui, è limitato lui, ma la prestazione non è da 5, è da più bassa, però lo contestualizzo. Fabian invece è 4. Fabian è per me 4. Io ormai da Fabian mi aspetto e mi dia quel di più. Io il 4 anche a Zielinski, no, io Fabian darei 4 e mezzo, ma perché semplicemente credo che in questa partita qua il centrocampo nostro è ostaggio dell'oro. E quindi di conseguenza è una minima attenuante. Poi non sto dicendo che ha giocato bene, gli sto dando 4 e mezzo. E comunque un'altra cosa, Fabian Ruiz è tornato a essere molle sui contrasti come lo era all'epoca Ancelotti, e poi il primo Gattuso. E non penso che loro abbiano centrocampisti chissà quanto fisici. Sotto Busquets, ma non fa neanche quel tipo di contrasti. Questa è stata una cosa importante da sottolineare, i contrasti, penso, se andiamo a vedere percentuale contrasti persi è altissima. Ma come a Cagliari, eh? Sì, 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 assolutamente. Non è un caso che sei sempre a terra tu, eh? E Zielinski, raga... Zielinski ho detto 4, scomparso, ma perché sono molto buono, eh? Non voglio andare sotto il 4 perché non voglio infierire, ma... Zielinski è difficile, perché come fai a valutare la partita di uno che c'è in campo, non c'è in campo? È come se non te ne accorgessi. Cioè però, è difficile, sai, da valutare, ti verrebbe per certi versi di dire... Cioè, potresti valutarlo dicendo, vabbè, non mi sono manco accorto che c'era, gli darei un 5, così come non mi sono accorto che c'era, ed è un 3. Quindi diciamo di media un 4 ci può stare. Visto che poi parli di Zielinski e non di uno di un Elmas. Elmas invece ci ha messo comunque il suo, almeno è uno che ci mette un po' il cuore. E io forse il meno peggio rispetto a tutti quelli che abbiamo nominato fino a mo è un 5 più, niente di straordinario. Vabbè, aspetta, calma. Cioè sì, vero tutto quello che dici tu, però secondo me non è più di 5. Perché comunque... Ma io voglio dare quel più perché è uno su cui infierisco sempre. Ok, quindi io lo voglio va dare, bene, diciamo, ci può stare. Però devi comunque considerare che davanti è un giocatore in meno. Poi quando lo ha arretrato nei 13 centrocampo interno destro, effettivamente ha giocato... Strano. Ha recuperato tanti palloni, strano, ha fatto interdizione. Quando gioca davanti è un uomo in meno. Non l'avrei mai detto che ha messo più dietro a recuperare palloni, ma cioè, fa meglio, non l'avrei mai detto.
comunque davanti Osimhen. Osimhen è per me è quello più difficile da valutare. Osimhen, perché gioie e dolori, per me è un sì. Io gli do un 5 più perché si prende il rigore, anche se se lo prende praticamente Insigne. 5 più ci sta solo per il fatto che lotta, però se devo considerare la partita in generale sì. Mi aspetto di più, mediocre. Mi aspetto di più. E poi un'altra cosa, Osimhen, io ti voglio bene, però sei forte, sei potenzialmente molto forte, però se tu ti arriva la palla lunga e fai lo stop che il pallone rimbalza direttamente fuori dal campo, come lo potrei fare io nel campo a 5, non va tanto bene, devi migliorare sta cosa, perché non possiamo andare avanti così. Esatto. Comunque i subentrati, me lo tengo alla fine, il migliore in beh, campo. Subentrati per me beh, francamente è un 5, ma è politico. Difficile valutare quei subentrati considerando il momento in cui sono subentrati. Ma infatti per me sarebbe un 6 politico, ma mi rifiuto in questa partita di dare dei 6, quindi il 6 politico diventa ma un 5 politico. Ma chi è subentrato? Mertens, un as, Gulam, Petagna e Politano, che è l'unico che invece prende 7, allora, entra e segna, quindi allora per me facciamo 6 e mezzo, dai. Oh, per me Mertens e Gulam non saprei come valutarli, perché possono essere entrati come non entrati. È un voto da senza voto, però esatto. Io non lo do mai, quindi un 5 politico. Politico. Però mi rifiuto di dare 6 politici oggi come un as. Un as tecnicamente non è malissimo, però è sempre un mezzo giocatore. Manca la testa, ma fa un dribbling buono, poi mette la capa sotto ancora una volta, mette la capa sotto, perde il pallone. A un certo punto ha perso un pallone che gli erano arrivati 3 uomini addosso, stava praticamente sulla bandierina nostra e ha buttato il pallone. Vabbè, 5 e mezzo. Chi manca? Politano, io gli do 6 e mezzo. Oh, Politano, entra e segna, sì, quindi infatti. Petagna, vabbè, che devo dare? Cioè, ci mette il cuore, ma basta. Ma che... Vabbè, finendo, perché video più breve, forse il video più lungo che ho fatto ultimamente. Insigne, la partita per me è da 7. La partita è da 7 perché ha giocato solo lui. Lui ha giocato per 11 giocatori. Tutti quei 6 tiri che hai fatto, te li ha creati tutte e 6 Insigne. Ha giocato per una squadra intera. Però sono un po' indeciso, perché potrei anche provocare quei 4 idioti, cioè quei 4 idioti, quei 40.000 idioti che lo hanno fischiato, e dargli forse pure un 7 più. No, io qua non sono d'accordo. 7 per... più è di provocazione, cioè no, di... io qua non sono d'accordo. Per me la partita di Insigne è una partita buona. Se devo essere pignolo, primo gol che prendiamo è anche colpa sua. Lascia stare, non vire lo schema, quello non taglia. Però il primo gol che prendiamo è anche colpa sua. Detto ciò, se devo considerare come ha giocato Insigne, 6 e mezzo per me, non 7. Però no, considerando che non credo abbiamo dato una sufficienza ai titolari, 6 e mezzo mi sembra tanto. Sì, vero. Spalletti, gli do un 4 perché non voglio scendere sotto il 4 oggi, e non voglio sparare sulla Croce Rossa. Allora, Spalletti 4, giusto. A Cagliari aveva fatto, secondo me, disastri anche coi cambi. Qua i cambi non potevano fare peggio di quanto già avevano fatto. I cambi sono stati fatti in ottica conservatrice. Anzi, ti dirò, mi sono stupito quando siamo passati da 4-2-3-1 a 3 dietro con Elmas, Zielinski arretrato. Sì. Però non lo so, mi sembra che c'è qualcosa che non va da un po'. C'è qualcosa che non va da un po'. E poi non capisco perché continuavamo a fare uscite basse sempre in maniera diversa, sempre in maniera sbagliata. Perdevamo sempre il pallone con la pressione loro, non riuscivi in nessun modo a gestirla questa cosa. E basta questo.